Salve, ascoltatori e ascoltatrici di ogni tempo e ogni spazio. Bentrovati in un video acustico fuori programma in compagnia del sottoscritto, uomo d'altri tempi. Sì, avete sentito bene, fuori programma. La realizzazione di questo video non era affatto pianificata ed è il risultato di soli 3 giorni di elaborazione che, per i miei soliti standard, risulta essere un tempo record. La motivazione che mi ha spinto a interrompere brevemente sia i miei consueti impegni quotidiani che gli altri progetti dell'ascito, a cui, tra parentesi, sto ancora lavorando su, seppur a rilento, state tranquilli, è dovuta a quel mio solito disturbo mentale, che ormai mi affligge da anni, chiamato onestà intellettuale. Chi tra voi risulta essere un affezionato di lungo corso del canale saprà bene che ultimamente stavo realizzando una piccola rubrica podcast, ora momentaneamente interrotta a causa del poco tempo libero a mia disposizione, dedicata alla delineazione, da non esperto del settore, ci tengo a ribadirlo sempre ogni volta, dei principi e delle fallacie cognitive su cui si fondano le tecniche di propaganda impiegate quotidianamente nei vari ambiti comunicativi e commerciali moderni. Per tenermi costantemente aggiornato su questo importante settore tematico, sono solito, soprattutto in questo periodo, spendere i minuti notturni di insonnia che mi ritrovo a dover sopportare leggendo sia la manualistica dedicata di nuova pubblicazione, sia dei testi nei quali le tecniche di propaganda vengono impiegate con frequenza a ogni pagina e che pertanto si dimostrano essere il campo d'addestramento perfetto in cui potermi allenare a riconoscerle. Ovviamente, sto parlando dei libri di autoaiuto. Avete presente Tony Robbins, Simon Sinek e tutti gli altri motivatori della stessa risma? Ecco, propagandisti, chi più chi meno, di alto livello, autori di testi nei quali promettono di aiutare i lettori ad accumulare ricchezze, a diventare popolari tra le persone in occasione di eventi sociali, a trovare una motivazione di vita o addirittura a incontrare un partner amoroso. Il tutto riversando su di essi una metaforica cascata di frasi pregne di propaganda. I libri di autoaiuto sono dei potentissimi cavalli di Troia, attraverso cui l'autore è in grado di instillare concezioni e credenze persuadendo il lettore, generalmente individui che si ritrovano a sperimentare un periodo di vulnerabilità emotiva e mentale, ad abbracciare anche lui tali motivazioni. Ovviamente, per amor del vero, è utile sottolineare come non tutti gli autori di libri di questo genere di prodotti letterari siano dei propagandisti. Ma è possibile affermare con altrettanta sicurezza che molti di quelli che con essi hanno trovato la fama nel grande pubblico si dimostrano esserlo in toto. Non importa se a qualcuno i consigli che questi autori offrono abbiano giovato o meno in ciò che promettono di ottenere. Questo non toglie rilevanza all'effettivo utilizzo di tecniche di persuasione all'interno dei testi che vendono. Ora capite perché ne utilizzo il contenuto per allenare il mio senso antipropaganda? E tra questi, recentemente, mi sono procurato anche la versione ebook, acquistata in lingua originale così da permettermi inoltre di tenermi allenato con la lettura dell'inglese, del libro di autoaiuto intitolato Beyond Order, 12 More Rules for Life, scritto dal professor Jordan B. Peterson, seguito del suo precedente testo di autoaiuto intitolato 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos. Il professor Peterson, docente universitario specializzato in psicologia clinica e figura piuttosto influente, nonché controversa, dell'attuale panorama intellettuale nordamericano, per quanto sia un professionista di alto valore e riconosciuto a livello mondiale per i suoi preziosi contributi nel proprio campo di studi, ha purtroppo dimostrato con il suo primo libro del genere di essere caduto anche lui vittima della propensione tipica dei motivatori, utilizzando al suo interno un buon numero di tecniche di persuasione. L'uso dei punti del metodo di Blair Warren, il ricorso al principio di associazione a quello di autorità, asserzioni su asserzioni fondate sulla riprova sociale e un buon numero di aneddoti personali utilizzati come sostegno di base alle tesi che avanzava. Il tutto presentando poche fonti e piuttosto sparse a sostegno delle numerose affermazioni conclusive che offriva. Avendo già letto qualche anno fa questo suo testo, ho pensato bene di acquistare anche il secondo, di cui ho iniziato e proseguito la lettura fino a imbattermi in un capitolo che, per ovvie ragioni, come capirete a breve, è riuscito a colpire particolarmente la mia attenzione. Il capitolo in questione si intitola Sesta regola, abbandonare le ideologie. I più affezionati di voi avranno già compreso dove voglio andare a parare. L'abbandono delle ideologie, attitudine che ho denominato con la dicitura di anideologia, è un tema a cui sono particolarmente legato e che ho già ampiamente affrontato in passato all'interno di questo mio canale personale. Potete immaginare quindi che gioia per me sia stata ritrovare tale argomento trattato anche da una personalità ben più influente del sottoscritto, quale risulta essere il professor Peterson.
Ahimè, con mio sommo dispiacere, quella gioia iniziale si è progressivamente tramutata in delusione con il proseguo della lettura, pagina dopo pagina, per poi sfociare nello sconforto più iracondo una volta raggiunte le conclusioni finali che chiudevano il capitolo. Lo so, vi avevo assicurato che non avrei più parlato di ideologie nel dettaglio all'interno di questo mio lascito, e fino a 3 giorni fa io stesso ero convinto che sarebbe stato così. Ma la lettura di quel particolare capitolo del libro del professor Peterson e il suo contenuto, che ho trovato essere totalmente irrispettoso e superficiale nel merito dell'analisi sulle ideologie, mi hanno spinto a cercare di porre, quantomeno, una pezza che possa completare le mancanze riscontrate all'interno delle posizioni sostenute dal professore e che considero essere, sulla base dei miei studi da autodidatta in merito, in parte erronee. Ci tengo a sottolineare, prima di cominciare, che la mia critica non verterà sul professionista Jordan Peterson, così come né sullo scienziato Jordan Peterson, né tantomeno sul personaggio pubblico Jordan Peterson, e nemmeno sulle sue credenze personali, ma solo ed esclusivamente sul contenuto di un solo quanto specifico capitolo del suo ultimo lavoro letterario. Pertanto, e mi rivolgo più che altro ai possibili estranei al canale, se vi aspettate insulti o giudizi rivolti verso la sua persona, mi dispiace deludervi. Questo non è il tipo di video che avreste potuto pensare potesse essere. Poiché ho già parlato approfonditamente delle ideologie, della loro struttura, delle caratteristiche che le contraddistinguono e attraverso cui possono essere riconosciute in una serie di video a esse dedicati, non affronterò nuovamente nel dettaglio la loro natura ed esporrò la mia disamina dando per scontato che chi mi sta ascoltando conosca già le definizioni e i concetti che ho trattato. Per questo motivo vi consiglio, prima di proseguire oltre con l'ascolto, di andare a recuperarvi i video sulle ideologie. Ve li lascerò in evidenza sia in alto a destra che sotto nella sezione della descrizione del video. Ovviamente, nei rispettivi video troverete anche tutte le fonti e le citazioni del caso. Tuttavia, posso permettermi di riassumere brevemente alcuni dei concetti principali, giusto come promemoria, approfittandone nel farlo per aggiungere alcune note supplementari che non ebbi modo di inserire a suo tempo nelle osservazioni precedenti. Partiamo proprio da un quesito sul concetto che dà il via alla disamina. Che cos'è un anideologo? L'anideologo è un individuo il quale riconosce nelle ideologie, nonché nell'atto di crearle, alimentarle e supportarle, una pericolosa tendenza autolesionista, autolimitante e profondamente superficiale propria dell'essere umano, e che, presa coscienza della loro esistenza, della natura della loro struttura, della frequenza del loro utilizzo da parte dei membri di una società e dell'influenza che esse dimostrano di avere sui comportamenti delle masse, aborre tutto ciò che le contraddistingue, decidendo volontariamente e coscientemente di vivere il resto della propria esistenza, a partire da quel momento di rivelazione in poi, evitando di venir soggiogato dalle dottrine dogmatiche che promulgano e opponendosi alla loro diffusione all'interno di qualunque tipo di contesto si ritroverà ad abitare. Tutto questo pur rimanendo pienamente cosciente del legame indissolubile a livello evolutivo che lega l'umano all'inclinazione nell'istituire forme sempre nuove e diverse di ideologie, non illudendosi pertanto di aspettarsi che possa arrivare il giorno in cui utopicamente esse potranno effettivamente scomparire. E allora quindi cos'è un'ideologia? L'ideologia, in parole povere, non è nient'altro che la degenerazione di un'idea, ma non un'idea qualunque. È la degenerazione di una visione personale, creata da un singolo individuo come strumento atto ad aiutarlo nell'orientare le sue azioni in risposta agli stimoli impressi dal contesto ambientale che lo circonda e caratterizzata da valori e principi morali intimamente perseguiti da costui o costei. L'ideologia nasce come strategia evolutiva, creata con lo scopo di mantenere controllo e assicurare coesione tra i diversi membri che compongono una comunità sociale, coordinandone le decisioni attraverso la messa in atto di comportamenti dogmatici e credenze non corroborate da verifiche pratiche, la cui attuazione si muove in una direzione totalmente contraria alla piena espressione di individualità da parte del singolo. La sua struttura degenerata si viene a creare quando la visione individuale, che ha ragion d'essere soltanto all'interno dei confini di vita dell'individuo stesso che l'ha ideata e perseguita, viene proposta e o imposta anche ad altri membri di una comunità, che sempre per questioni di individualità mostreranno di avere esperienze e valori diversi gli uni dagli altri. Poiché tale visione, come già detto, sposa la convenienza esclusiva del suo ideatore, per vederla abbracciata con successo anche dalla mente delle altre persone, deve essere presentata come conveniente in ugual modo per chiunque la accolga. Ma così facendo, si finisce col produrre l'illusione che essa sia in grado di risolvere qualunque problema le persone possano incontrare nel loro percorso di vita individuale. Diffusi attraverso l'uso di propaganda e apparenze di semplificazione, l'ideologia viene lanciata sul mercato come soluzione appetibile, in grado di offrire risposte di comodo a domande complesse.
In sostanza, si presenta come una bussola da impiegare in tempi di incertezza. Nel momento in cui la visione passa dal singolo alla comunità, nel tentativo di venire incontro a multiple necessità, finisce con l'estendere e dilatare il suo raggio di influenza a tal punto da perdere la sua forma iniziale, degenerando in qualcosa di irrimediabilmente diverso. L'ideologia è la sovrastruttura che circonda la visione di partenza e che ne amplifica in maniera alterata e diluita le considerazioni di giudizio che contiene. Per questo motivo esse non smettono di venire prodotte, riuscendo inoltre a fuggire per lungo tempo al fenomeno della secolarizzazione. Tutto a causa principalmente delle nostre fallacie cognitive, sfortunato retaggio dell'evoluzione umana in quanto specie animale, e a tutte le tendenze comportamentali che da esse sono derivate. Tendenze quali, giusto per citarne qualcuno, il principio di associazione, il principio di autorità, la riprova sociale, la reattanza psicologica, la regola del contrasto, così come quella del contraccambio, a cui si associa anche il principio di reciprocità, e tante altre. In particolare, come mostrato da uno studio condotto alla Harvard University dai ricercatori Diana E. Tamir e Jason P. Mitchell, pubblicato con il titolo di Disclosing Information About the Self is Intrinsically Rewarding e pubblicato nel 2012 all'interno del numero 21 della rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, a pagina 109, in generale le persone paiono disposte anche a sacrificare qualcosa di estremamente prezioso, come il denaro, pur di riuscire a diffondere con successo le proprie opinioni, suggerendo quanto la possibilità di comunicare le nostre conoscenze e i nostri pensieri al prossimo nasconda nell'atto stesso una forma di gratificazione mentale. Ecco perché l'aspettativa di vederle scomparire del tutto, dalla sera alla mattina, si dimostra essere prettamente illusoria. È utile oltretutto porre attenzione su quanto la visione anideologica debba essere considerata solo in termini prettamente individuali e personali e non in termini politici. Essendo la politica quella disciplina che si occupa di gestire l'andamento di una società attraverso l'uso del potere, la sua sfera di influenza si estende sopra tutti i membri che compongono una comunità, indifferentemente dal fatto che ognuno di essi presenti valori e convenienze diversi tra loro. Se si decidesse di avanzare e o imporre l'anideologia anche ad altri individui, promettendo loro che questa visione sia in grado di soddisfare le convenienze di chiunque decide di abbracciarla in egual misura, diventerebbe paradossalmente essa stessa un'ideologia. Quando se ne parla, è bene rimanere sul piano individuale e lasciare da parte quello sociale. Terminato questo breve riepilogo, spostiamoci all'analisi vera e propria della sesta regola. Il capitolo che ne parla è diviso in 4 sottocapitoli, che esamineremo uno per uno. Il primo, intitolato I posti sbagliati, è abbastanza breve e vede il professor Peterson dar spazio all'esposizione delle sue impressioni personali relative agli incontri avuti con i suoi ammiratori in occasione delle conferenze alle quali ebbe modo di partecipare durante il tour europeo per la presentazione del libro di autoaiuto 12 Rules for Life. Questa parte di aneddoti personali è, per la cronaca, tipica di quella tecnica di propaganda molto impiegata in tale tipologia di prodotti letterari e che ha lo scopo di avvicinarsi alla parte empatica del lettore, suscitando in quest'ultimo un moto di immedesimazione verso l'autore e, contemporaneamente, un percepito senso di apparente apertura confidenziale nel farci partecipi della sua vita privata. Per farla breve, regola del contraccambio e instaurazione di un legame di fiducia. L'avvicinamento emotivo serve per imprimere un primo slancio di collegamento alle tesi che poi si vuole presentare nel corso del testo. Qui il professor Peterson ci espone la sua gioia nell'incontrare tante persone che gli confidano la propria situazione personale, ringraziandolo al contempo per aver dato loro l'incoraggiamento, attraverso le sue parole, a prendere delle precise decisioni di vita. E allo stesso tempo l'autore descrive anche le parallele sensazioni di vertigine e di peso provate nei confronti di questo carico di responsabilità che tali sostenitori affezionati hanno riposto in lui durante gli incontri. Il professor Peterson poi si sofferma nel constatare quanto, in tutte le conferenze in cui è intervenuto, il pubblico partecipante si sia dimostrato essere piuttosto attento e coinvolto nell'affrontare in particolare il concetto di responsabilità individuale, la cui importanza nel corso degli ultimi 50 anni trascorsi ci è stata, a suo dire, gradualmente trasmessa in una forma distorta da parte di coloro che si dovevano occupare della nostra istruzione, ovvero le istituzioni sociali, tra cui anche i singoli nuclei familiari. Questa forma distorta di responsabilità sarebbe nata, sempre secondo il professore, dal fraintendimento di considerarla quasi esclusivamente in funzione a una pretesa di diritti riconosciuti. Il professor Peterson sostiene che il significato della vita non giaccia dietro alle pretese di diritti, ma che esso possa essere trovato nell'apparente consapevolezza che per superare le difficoltà e le tragedie quotidiane ci si debba necessariamente far carico di un, come lo definisce lui stesso, nobile fardello, ovvero di uno scopo superiore.
E considerando che odiernamente non si sta agendo in questo modo, aggiunge quanto noi tutti si sia propensi a cercare un significato di vita nei posti sbagliati, con il rischio di accontentarsi di risposte semplici che conducono alla vulnerabilità d'animo. L'autore si chiede, arrivati a questo punto, da dove storicamente sia nata questa tendenza da lui osservata. E la risposta a questo quesito, che potremmo definire in parte retorico, visto il titolo del capitolo, ovviamente viene riscontrata nell'atto di abbracciare una ideologia. Benché io mi trovi d'accordo sull'identificare un serio problema dell'individuo a livello storico in merito all'assunzione di responsabilità e riscontrabile in tutta la sua importanza anche nei tempi odierni, mi trovo altresì particolarmente disaccordo con quanto detto sulle conseguenze dello sposare un'ideologia, che personalmente non identifico nella mancanza di consapevolezza sulla necessità di avere uno scopo superiore da perseguire, quanto proprio sul suggerimento che per vivere la propria vita individuale ci si debba per forza affidare a questa supposta necessità incontrovertibile di perseguire un qualunque scopo percepito come superiore rispetto ad altri. Avanzare la necessità di dover per forza seguire uno scopo superiore, spesso indicato come univoco rispetto ad altri, risulta essere proprio uno dei problemi più rilevanti delle ideologie in relazione al benestare dell'individuo medio che le persegue. Approfondirò più nel dettaglio questa mia posizione, a mano che andremo avanti con gli altri punti del capitolo. Di questo primo sottocapitolo dobbiamo ricordarci che l'ideologia viene identificata come origine della mancanza di responsabilità da parte delle persone. Passando al successivo, intitolato Forse sta soltanto dormendo, mi ritrovo a dover fin da subito avanzare un chiarimento. Questa parte è la più inutile di tutto il capitolo, ai fini della trattazione anideologica. Vi sono alcune parti che possono essere prese come dati utili alla comprensione, ma il resto si dimostra essere soltanto un mucchio di opinioni prettamente personali sul concetto di valore, basate su ipotesi nate da congetture astratte dell'autore e a cui non si affianca alcun tipo di prova o evidenza, nemmeno delle fonti bibliografiche, se non per una singola citazione che tuttavia si riferisce a un'unica frase dell'intero discorso. Per amor della completezza vi leggerò poi queste parti del tutto trascurabili, relativamente al concetto di ideologia. Il professor Peterson cita la nota affermazione del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, «Dio è morto», suggerendo come, secondo la posizione dell'autore, l'intenzione di significato dell'esternazione fosse quella di sottolineare come la critica razionale condotta dagli accademici alla fine del XIX secolo nei riguardi del simbolo di Dio e di conseguenza dei valori morali che da esso sono stati poi fatti derivare, avrebbero portato a un progressivo disfacimento dei principi giudeo-cristiani che Peterson identifica come fondamenta alla base delle civiltà occidentali, con catastrofiche ripercussioni sulla stabilità sociale e psichica dei loro appartenenti. Citando testualmente Peterson, in La volontà di potenza, Nietzsche descrive ciò che sarebbe accaduto nel secolo successivo e oltre alla sua scrittura, conseguentemente a questo atto omicida, ovvero l'omicidio di Dio. Poi predice, e questa è la parola corretta da impiegare qui, le due grandi conseguenze che si sarebbero originate da ciò. Apparentemente contrapposte, esse sono tuttavia legate intrinsecamente e causalmente tra loro e associate con la morte dei riti, delle storie e dei credi tradizionali. Nietzsche credeva che man mano che lo scopo della vita umana sarebbe divenuto incerta al di fuori della struttura del pensiero monoteista e dell'insieme di significati che proponeva, avremmo sperimentato una devastante ascesa del nichilismo esistenziale. Alternativamente a ciò, suggeriva che le persone sarebbero finite con l'identificarsi nelle idee proposte da una rigida ideologia totalitaria, il sostituto delle idee umane alla trascendente figura del padre creatore di ogni cosa. Il dubbio che svaluta, seguito dalla certezza che si dissipa. Ecco il pronostico di Nietzsche, presentato attraverso le due alternative che sarebbero sorte conseguentemente alla morte di Dio. L'autore si impegna poi a indicare come Dostoevskij, il noto romanziere russo, si sia prodigato nell'offrire lo stesso tipo di pronostico all'interno della sua opera di finzione intitolata I demoni, nella quale il personaggio protagonista, Nikolai Stavrogin, abbraccia degli ideali, simili a quelli che poi avrebbero fomentato i moti rivoluzionari di matrice comunista, in seguito a una sua personale crisi esistenziale, ritrovatosi poi a fine romanzo con rendersi conto della brutale tragedia che questa sua scelta avrebbe portato alla propria società. Nel passaggio che vi ho letto poc'anzi, troviamo subito uno dei problemi principali alla base della considerazione di Peterson sulle ideologie e che salterà fuori più volte nel corso dell'intero testo. Mi riferisco all'atto di non considerare la struttura monoteista a trazione giudeo-cristiana come un'ideologia essa stessa, separandola nettamente da quelle totalitariste che poi avrebbero preso piede nel XX secolo. Si nota la sua inclinazione a dividere le due correnti ideologiche, denominando come ideologia soltanto quelle totalitarie e non anche quella religiosa.
Se, come vi ho caldamente consigliato all'inizio, avrete avuto modo di guardare il video dedicato alla delineazione della struttura concettuale di un'ideologia tipo, vi sarete già resi conto che questa sua disamina inizia subito con un'omissione non certo da poco. E ciò si evidenzia ancor più prepotentemente nel proseguo del testo, nel quale preferisce soffermarsi a esaminare tre sole e specifiche ideologie invece di delineare gli aspetti tipici di tale costrutto concettuale. Esamina il comunismo, il socialismo e il socialnazionalismo, o nazismo. Cita gli episodi di dekulakizzazione degli anni 30, tenutisi nell'allora nascente Unione Sovietica, ovvero l'eliminazione fisica o la deportazione di milioni di contadini ucraini che erano anche piccoli proprietari terrieri, denominati come kulaki, per indicare la fallacia nel considerare i partecipanti ai moti ideologici comunisti come fossero stati tutti indistintamente definibili brava gente, competenti e capaci. E sottolinea poi come l'ideale del superuomo propria della concezione ariana non coincidesse con quello esposto da Nietzsche, perché quello partorito dai nazisti non nasceva dal risveglio individuale, ma più da una scelta imposta dallo Stato sui suoi cittadini. Il professor Peterson non avanza alcuna considerazione in merito al fascismo, che mai una volta viene citato. Questo aspetto, che, insieme a quello della semplificazione di concetti complessi che ritroveremo nel successivo sottocapitolo, mi ha portato a riconoscere nelle sue righe delle contaminazioni derivanti dal noto saggio della filosofa politica Hannah Arendt, intitolato Le origini del totalitarismo, che io stesso ho avuto il piacere di leggere durante i primi anni di studio autodidatta sulle ideologie e che tuttavia non viene menzionato o citato in nessuna parte del libro, specialmente all'interno della sezione dedicata alle fonti. La Arendt, infatti, non considerava il fascismo come un'ideologia totalitarista, perché in essa non riconosceva quell'utilizzo così massiccio di violenza che aveva caratterizzato le altre forme totalitarie prese in esame. A torto, mi verrebbe sempre da aggiungere, perché molti degli atti di violenza fascista, tra cui gli episodi della risiera di San Sabba, vennero allo scoperto solamente dopo la conclusione di questi suoi studi. Ho trovato essere piuttosto strana questa mancanza di riferimento, almeno in forma accennata, al lavoro della Arendt. Ma molto probabilmente si tratta soltanto di un mio abbaglio nell'aver carpito questo collegamento tra le opere dei rispettivi due autori. Meglio andare oltre questa mia piccola osservazione personale. Con la delineazione dei vari episodi storici legati ai totalitarismi, termina la parte veramente preziosa di questo sottocapitolo. Ora vediamo la parte delle opinioni, come accennato poc'anzi, giusto per completezza. Se non siete interessati e volete subito procedere con il terzo capitolo, potete tranquillamente passare direttamente alle coordinate temporali che vedete su schermo ora. Non mi offendo se lo fate, state tranquilli. Partiamo da una di quelle considerazioni che ancora posso reputare essere valevole. L'idea dietro alla visione di Nietzsche in relazione alla necessità di andare oltre le ideologie. Sempre citando testualmente il testo di Peterson, Nietzsche pare aver adottato in maniera indiscussa l'idea che il mondo fosse al contempo sia oggettivo che privo di valori, nella stessa misura con la quale soleva postulare l'allora emergente scienza fisica. Questo approccio lo lasciò con un'unica via d'uscita rimanente da poter scegliere per rifugire sia il nichilismo che il totalitarismo, ovvero la nascita di un individuo abbastanza forte da creare da sé i propri valori, per poi proiettarli all'interno di una realtà che di valori ne era priva. E di conseguenza conformarsi a essi. Postulò che la comparsa di questa nuova tipologia di individuo, l'Ubermensch, fosse necessaria dopo la morte di Dio, così che la società circostante non naufragasse verso quell'opposta scogliera di disperazione e estremizzazioni nate da complesse teorie politiche. Gli individui che intraprendono questo percorso, questa alternativa al nichilismo e al totalitarismo, devono per tale ragione necessariamente produrre una propria cosmologia valoriale di riferimento. Tuttavia, psicoanalisti come Freud e Jung hanno aggiunto dei punti a questa nozione, dimostrando, aggiungo io, senza che il professor Peterson fornisca alcuna citazione o fonte consultabile a riguardo, quanto noi esseri umani non risultiamo essere adeguatamente in possesso di noi stessi e delle nostre facoltà, da riuscire a creare dei valori attraverso la scelta cosciente. Oltretutto vi sono poche prove, che anche in questo caso l'autore non si disturba nemmeno di citare o di riferire ad alcuna fonte di collegamento, a sostegno del fatto che chiunque di noi possegga abbastanza ingegno da creare qualcosa dal nulla, con le nostre uniche forze, date le estreme limitazioni della nostra esperienza, i bias della nostra percezione e la breve durata della nostra esistenza vivente. Abbiamo una certa natura, o troppo spesso essa ha il sopravvento su di noi, e soltanto un pazzo oserebbe affermare che disponiamo di abbastanza controllo su noi stessi da poter creare, piuttosto che scoprire, ciò a cui diamo valore. Abbiamo la capacità di accedere a esperienze di spontanea rivelazione in ambito artistico, inventivo e religioso. Scopriamo continuamente nuove cose su di noi, per nostra gratitudine, così anche per nostro sgomento, tanto da essere così spesso sopraffatti dalle emozioni e dalle motivazioni che proviamo.
Lottiamo con la nostra natura, negoziamo con essa, ma non è affatto così ovvio che l'individuo possa mai riuscire a essere capace di portare alla luce quei nuovi valori così tanto ferventemente auspicati da Nietzsche. Ci sono naturalmente altri problemi con questa argomentazione di Nietzsche. Se ognuno di noi vive secondo i propri valori, creati e proiettati nella realtà, che cosa rimarrebbe a unirci insieme? Questo è un problema filosofico di centrale importanza. Come può una società di Übermensch essere in grado di evitare di trovarsi in costante disaccordo con il prossimo, a meno della presenza di un qualcosa in comune tra loro rispettivi valori? Alla fine non è per niente ovvio che una qualsiasi forma di questo superuomo sia mai esistito. Non ancora, quantomeno. Qua vorrei avvalermi dell'approccio argomentativo suggerito dal giornalista Christopher Hitchens, che affermava di come tutto ciò che viene proposto senza fornire alcuna prova a suo sostegno, allo stesso modo e con la stessa facilità, può altresì essere smontato senza avanzarne alcuna. Anche se per convenzione non si dovrebbe fare, risponderò lo stesso a questa domanda posta dal professor Peterson con un'altra domanda. Con tutto il rispetto, ma è strettamente necessario raggiungere a tutti i costi l'unità valoriale tra gli individui? È forse necessario disperarsi nel ricercare una serie di valori che possano, non si sa in che modo, essere condivisi da ogni singolo essere umano nonostante le differenze individuali che ci contraddistinguono? Oppure ci si potrebbe limitare solamente a lasciar perdere la ricerca di questi fantomatici valori universali, preferendoli quella che ci conduca a identificare quali siano le convenienze che abbiamo in comune e che interessano in primis la nostra diretta sopravvivenza, come l'accesso alle materie prime quali acqua, cibo e conoscenze, lasciando perdere tutti quelli che invece sono strettamente connessi con la sfera dell'individualità personale? Per quanto mi riguarda, preferirei che ci si impegnasse a cercare una risposta a questa domanda, che non una vertente il raggiungimento di una supposta e utopica unità morale di una società, partendo magari dalle basi strategiche che supportano le similitudini delle nostre convenienze, come l'atto di esserci divisi i compiti di godere ognuno del rispettivo lavoro. Ma anche queste, come quelle dell'autore, sono soltanto mie considerazioni personali, e come tali vanno giudicate, ovvero irrilevanti ai fini dell'analisi logica. È stato dimostrato come l'atto di vivere in società non sia altro che una strategia evolutivamente stabile che i membri della nostra specie hanno finito con l'adottare decine e decine di secoli fa per aumentare le probabilità di sopravvivenza all'interno del contesto ambientale in cui si erano ritrovati a vivere, venendo incontro alla convenienza di ognuno di loro attraverso la divisione dei compiti. Badate bene però, si parla di strategia evolutiva di vita, non di uno stile di vita nel senso proprio del termine. È importante che teniate a mente questa differenza. Una strategia mantiene un altro grado di efficienza quando il contesto in cui viene applicata, per il cui superamento è stata appositamente istituita, non presenta cambiamenti tanto rilevanti da non poter più ottenere dal suo impiego i risultati sperati. Applicare la stessa strategia anche qualora il contesto per cui originariamente era stata creata non permetta più di ottenere dei risultati convenienti dal suo impiego, non curanti della variazione degli andamenti circostanti, non risulta essere nient'altro che una dimostrazione di nostalgia e di capacità d'adattamento. Tuttavia, per onestà intellettuale, ci tengo a evidenziare come rimanga altresì vero che, nel caso specifico di noi esseri umani appartenenti alla specie Homo sapiens sapiens, la questione risulti essere un tantino più complicata. Come sempre, d'altronde. Ci siamo così tanto affidati alla strategia di riunirci in comunità di reciproca assistenza da finire col non poterne fare praticamente a meno nei nostri primi 10-15 anni di vita, tenendo presente quanto, differentemente dalle altre specie mammifere, a esclusione di alcuni primati, quali per esempio l'orango del Borneo, nei nostri primi anni di vita nessuno di noi si ritrova nelle condizioni di essere autosufficiente. Anche il nostro stesso sviluppo biologico in quanto membri di una specie animale è finito con l'essere condizionato da tale strategia. Per non parlare dei nostri approcci cognitivi, in primo luogo le connessioni logiche e il funzionamento dei neuroni a specchio, il cui benessere necessita della presenza di e del confronto con altri individui, preferibilmente della nostra stessa specie, per non riscontrare disturbi e indebolimenti psichici che possono minare la salute della nostra stessa esistenza. Quello che dico in sostanza è: non possiamo fare a meno di vivere in comunità. E va bene, questo è un fatto, ma questo fatto è abbastanza da giustificare il perseguire senza remora alcuna l'idea che per forza noi esseri umani dobbiamo disporre necessariamente di valori individuali condivisi tra tutti noi? È davvero così necessario? Lasciandoci questo mio quesito personale riguardo il pensiero di Peterson su Nietzsche, passerò ora alcuni brevi minuti a leggervi le sue ipotesi congetturali prive di prove a sostegno e assolutamente trascurabili ai fini della critica.
E non risulta essere altresì per niente intuitivo ed evidente che un valore, per quanto soggettivo possa apparire, riesca a essere una parte integrante della realtà, a discapito dell'innegabile utilità del metodo scientifico. L'assioma centrale dell'approccio scientifico, lasciatoci in eredità dall'illuminismo, ovvero che la realtà sia di esclusivo dominio dell'oggettivo, pone una sfida fatale alla realtà dell'esperienza religiosa, se quest'ultima risulta essere fondamentalmente soggettiva, e pare proprio essere questo il caso. Ma vi è qualcosa che va a complicare la situazione e che pare giacere tra il soggettivo e l'oggettivo. E se ci fossero esperienze che si manifestano tipicamente in una persona alla volta, come pare essere il caso quando si sperimenta una grande rivelazione, ma nonostante questo pare riuscire a delineare uno schema logico quando considerato da un sistema di riferimento collettivo? Questo indica che qualcosa sta accadendo e che non si dimostra essere meramente soggettivo, anche se non può essere facilmente identificato con i metodi scientifici attualmente esistenti. Dove sono le prove che questo tipo di esperienze si verifichino per davvero? Non si sa. Sulla questione dei valori sposati dal soggetto, che non possono essere propriamente studiate dall'ambito scientifico odierno, perché è sprovvisto di parametri adatti a condurre tale analisi, mi trovo piuttosto in accordo col professor Peterson, ma a livello di opinione. Come detto, sono solo sue considerazioni personali, e come tali vanno prese. Continuando, potrebbe essere invece che il valore di qualcosa sia sufficientemente idiosincratico, ovvero sufficientemente dipendente da particolari quali tempo, spazio e l'esperienza individuale di quella data cosa, da non poter essere riparata e riprodotta nella maniera appropriata affinché possa esistere come oggetto scientifico. Questo non significa tuttavia che il valore non sia reale, vuol dire soltanto che risulta essere così complesso da non poter essere ancora, o forse non lo potrà mai essere, in grado di inserirsi all'interno dell'ottica scientifica. Il mondo è un luogo molto strano e vi sono volte nelle quali la descrizione metaforica o narrativa così caratteristica della cultura e la rappresentazione materiale così legata alla scienza sembrano toccarsi, quando tutto diventa una cosa sola, quando vita e arte si riflettono l'una con l'altra in egual maniera. Anche qui, nient'altro che un esercizio mentale fine a se stesso, una considerazione moramente poetica se vogliamo, ma nulla di più, vista l'assenza di un supporto di verifica, che non siano semplici congetture. Aggiungo soltanto che mi fa sorridere il fatto che affermi quanto questo stato valoriale sia così complesso che nessuno riesce a capirlo e identificarlo, tranne lui ovviamente, visto che lo ha tirato fuori dal cilindro. E nel caso lo avesse già spiegato in un altro suo manuale, a me sconosciuto, che almeno me lo avesse indicato con una nota bibliografica allora. Continuiamo. La psiche, l'anima, che produce o che contiene tali esperienze, appare essere incontrovertibilmente reale. La prova di questo giace non di meno nelle nostre azioni. Tutti noi assumiamo assiomanticamente la realtà delle nostre rispettive esistenze individuali e esperienze coscienti e estendiamo la stessa cortesia agli altri o all'altro. Non è per niente irragionevole suggerire che tale esistenza e tale esperienza abbia una profonda struttura biologica e fisica. Coloro che presentano un'inclinazione psicoanalitica certamente assumono sia così, alla stessa maniera con cui lo fanno molti di coloro che studiano la psicologia biologica, in particolare se si concentrano sulla motivazione e sull'emozione. Qui finalmente troviamo una fonte. Quest'ultima frase che ho letto si riferisce al contenuto di un testo redatto da J. Banksepp e intitolato Affective Neuroscience, pubblicato presso l'Oxford University Press di New York nel 1998. Quella struttura, data per scontata dagli scienziati e dalla popolazione media in egual misura, pare mostrare l'esperienza religiosa come parte delle sue funzioni di base, e che la funzione religiosa presenta abbastanza punti in comune tra le persone da permetterci almeno di comprendere cosa si intende effettivamente con esperienza religiosa, in particolar modo se abbiamo avuto un assaggio di esso in qualche punto della nostra vita. Che cosa implica questo? Potrebbe essere che il vero significato di vita possa essere scoperto, se mai sia possibile scoprirlo in primo luogo, da qualunque individuo per conto proprio, anche se in comunicazione con altri, sia del passato che del presente. Potrebbe essere, tuttavia, che il vero significato della vita non possa venir trovato in ciò che è oggettivo, ma in ciò che è soggettivo, ma ugualmente universale. L'esistenza della coscienza, per esempio, offre alcune prove di questo, così come ne offre il fatto che le esperienze religiose possano essere indotte chimicamente, allo stesso modo attraverso alcune pratiche quali la danza, il canto, il digiuno e la meditazione. In aggiunta, il fatto che le idee religiose siano capaci di unire un vasto numero di persone sotto un singolo tetto morale, anche se idee del genere possono anche dividere, indica inoltre la presenza di qualcosa di universale che ci richiama dalle sue profondità. Perché assumiamo così facilmente che nulla di tutto ciò sia reale, date la sua apparente distribuzione comune e la sua necessità, senza la certezza che la capacità di valutare sia un'antica funzione evoluta e selezionata dalla stessa realtà che stiamo cercando di definire e comprendere?
E con questo abbiamo terminato. Anche la questione che il concetto di valore non possa venire esplorato pienamente dal metodo scientifico può essere condivisa nei suoi risvolti a livello puramente empatico. Tuttavia, ai fini analitici di questa critica non mi serve a nulla. Finalmente arriviamo al terzo sottocapitolo, intitolato L'attrazione fatale del falso idolo, che, per quanto mi riguarda, risulta essere quello più concretamente utile ai fini della trattazione ideologica. Dopo un breve inizio nel quale vengono citate tutte le principali forme di ideologie moderne, tranne il liberalismo, l'eccezionalismo statunitense e la strampalata corrente ideologica denominata Red Pill, così in voga tra i giovani internauti di oggi e che prontamente mi prodigo ad aggiungere io stesso, prego, professor Peterson, non c'è di che. Finalmente l'autore ci offre un approfondimento sulla struttura concettuale che le caratterizza. Nel suo caso, l'identificazione di una serie di passaggi che portano alla loro creazione e che ci dovrebbero permettere di riconoscerne la struttura quando ne incontriamo una. E qui entriamo nel mio regno, per così dire. Ci tengo a far notare come l'autore si riferisca alle ideologie chiamandole ismi, anche se non tutte le denominazioni ideologiche terminano con questo suffisso. Come nel caso del cristianesimo, per esempio, indifferentemente dal fatto che lui la consideri o meno come un'ideologia, benché lo sia e lo rimanga in tutto e per tutto. Esaminiamo la lista cronologica dei passaggi sull'istituzione di un'ideologia, che il professor Peterson delinea in questo modo. 1. L'ideologo, definito dall'autore come un intellettuale incompetente e corrotto, comincia selezionando una manciata di astrazioni basate su concetti reali, quali l'economia, l'ambiente, la nazione, l'oppressione, la ricchezza, la povertà e quant'altro, che però vengono estrapolati dal contesto totale e isolati tra loro. 2. Questi concetti, una volta decontestualizzati dall'insieme totale e identificati con termini distintivi, vengono impiegati come strumenti per semplificare i fenomeni complessi che caratterizzano l'andamento di una comunità sociale e le cause a esse associate. 3. Una volta semplificato il funzionamento dei fenomeni complessi, l'ideologo identifica in una specifica figura o organizzazione di persone il supposto responsabile dietro la comparsa delle cause di tali fenomeni e le considera come dei nemici che sfruttano queste avversità per gratificare se stessi a discapito della parte più debole, senza che venga avanzata un'effettiva verifica di questo processo. 4. Una volta identificato un nemico contro cui opporsi, l'ideologo si prodiga nel teorizzare e avanzare un iniziale, breve elenco di principi che, attraverso un sistema di persuasione morale, la presentazione di una serie di fatti sociologici decontestualizzati o delle congetture estese su larga scala, possano spiegare come questi cattivi individui operino in maniera moralmente opposta a quella che viene considerata come la parte giusta dello scacchiere. 5. A questo punto l'ideologo predica come quei principi possano spiegare e influenzare l'andamento delle cause prese inizialmente in considerazione. Peterson lo definisce potere causale primario, ignorando tutti gli altri modelli già esistenti e che potrebbero spiegare il fenomeno con uguale o maggiore accuratezza, ma che giacciono al di fuori della loro sfera di influenza e pertanto sono da considerarsi come falsi, finendo in taluni casi col negarne addirittura l'esistenza. 6. Intorno a questi principi, l'ideologo costruisce una nuova teoria complessiva che spieghi come ogni fenomeno, non importa quanto complesso esso sia, possa essere considerato nient'altro che una conseguenza secondaria e raggiungibile dall'operato del nuovo sistema totalizzante appena fondato. 7. Infine, attorno a questa teoria complessiva viene retta una nuova scuola di pensiero atta a propagare i metodi dell'algoritmo semplificativo appena formulato e coloro che rifiutano di adottarlo o che ne criticano la struttura vengono tacitamente o esplicitamente demonizzati. Possiamo subito notare come, all'interno di questi passaggi, siano riconoscibili alcuni dei tratti caratteristici della struttura di un'ideologia tipo, gli stessi che ho inserito nel mio identikit dei 10 precetti. Se infatti andiamo ad esaminare a uno i 7 passaggi enunciati, riusciamo a individuare il dualismo fazioso con l'identificazione di un nemico contro cui opporsi, la convenienza incompleta con la semplificazione dei concetti complessi e la loro successiva implementazione all'interno di principi specifici che ignorano i modelli più rigorosi già esistenti, lo stravolgimento dei concetti condivisi, direttamente connesso con la semplificazione dei concetti ed evidenziato dall'atto di definire i limiti morali con cui considerare i propri principi e l'operato dei nemici. La contraffazione delle basi, con l'atto di universalizzare la valenza del contenuto dei principi teorizzati dall'ideologo. L'indipendenza inconsistente, con l'atto di avanzare la convinzione che i fenomeni sociali possano essere ricondotti all'applicazione di questi nuovi principi teorizzati, indipendentemente dal contesto storico e culturale in cui si manifestano. Altri aspetti assimilabili ai precetti della componente umana sottovalutata, dell'univocità presupposta, della panacea onorevole, del narcisismo megalomane, sono stati già accennati in alcune considerazioni del professor Peterson avanzati fuori dall'elenco di questi passaggi.
Soltanto il contenuto di uno dei 10 precetti non è stato preso in considerazione fino a questo momento, ovvero l'imposizione per un fine superiore. O, per meglio dire, verrà ripreso più avanti, ma con delle sostanziali omissioni. Questa scelta si ricollega al primo problema dell'osservazione di Peterson su cui ho posto inizialmente l'attenzione. Vi ricordate? La sua tendenza a estraniare la religione dall'insieme delle ideologie. Nella fine di questo sottocapitolo questi due aspetti si ricollegheranno e comprenderete le motivazioni per le quali l'autore abbia deciso volontariamente, almeno stando a quanto scritto da lui stesso, di non considerarlo come una componente della struttura ideologica tipo. Prima di arrivarci però è bene indicare come il professor Peterson si soffermi a lungo a parlare della figura dell'ideologo. In maniera corretta Peterson scrive di come questi individui, da bravi propagandisti, leghino i propri principi a una storia. Le storie sono infatti strumenti di persuasione potentissimi, utilizzate in ogni ambito di controllo, compreso il settore della vendita, perché attivano e secondano l'immaginazione di chi ascolta. Legandoli attorno a delle storie, i propagandisti mostrano con una certa enfasi persuasiva quanto i principi da loro teorizzati abbiano portato a un supposto e profondo contributo in quasi ogni contesto storico-sociologico caratterizzante la società umana. Ecco per l'appunto il precetto dell'indipendenza inconsistente. E poiché, come detto, un'ideologia offre soluzioni semplici a problemi complessi garantendo a chiunque l'ottenimento di uguali benefici, anche questo possibile riferimento ad Hannah Arendt, ecco che le persone insoddisfatte della loro situazione si invaghiscono delle promesse che elargisce e diventano loro seguaci, abbracciando la narrazione dell'ideologo. Gli adepti che ne verranno attratti cominceranno a comunicare e riconoscersi tra di loro per mezzo di parole particolari, gesti peculiari e identificazioni gerarchiche specifiche, come fratello, compagno, camerata e via discorrendo. Cominceranno a criticare chi si oppone ai dettami dell'ideologia, tacciando costoro con vezzeggiativi altrettanto coloriti e cercheranno di diffondere tale giudizio in qualunque ambiente sociale riusciranno a venire a contatto. L'ideologia è accattivante perché si basa sulla promessa di rifondare la società in una nuova veste morale e di accontentare gli scontenti del precedente sistema. E fino a qui l'argomentazione del professor Peterson risulta essere coerente con gli studi sull'ideologia avanzati sia dalla Arendt che dal sociologo Karl Mannheim, per il cui lavoro riportato nel saggio Ideologia e Utopia, un'introduzione alla sociologia della conoscenza, sarò sempre estremamente grato. Poi però, come già accennato precedentemente, a partire da questo discorso sulla figura dell'ideologo, il professor Peterson vira bruscamente verso una direzione tutt'altro che imparziale. Citando testualmente le sue parole, «Gli ideologi sono l'equivalente intellettuale dei fondamentalisti, inflessibili e rigidi. La loro ipocrisia, così come la pretesa morale che assumono asservite all'ingegneria sociale, è in ogni loro parte altrettanto profonda e pericolosa. Potrebbe anche essere peggio. Gli ideologi rivendicano la razionalità stessa». Quindi cercano di giustificare le loro affermazioni definendole come logiche ponderate. Almeno i fondamentalisti ammettono la devozione a qualcosa in cui credono arbitrariamente. Sono molto più onesti. Inoltre i fondamentalisti sono legati da un rapporto con il trascendente. Ciò significa che Dio, il centro del loro universo morale, rimane al di fuori e al di sopra della loro completa comprensione, secondo il credo dello stesso fondamentalista. Gli ebrei di destra, gli estremisti islamici e i cristiani ultraconservatori si ritrovano a dover ammettere, se spintonati abbastanza nel farlo, che Dio è essenzialmente misterioso. Questa concessione fornisce almeno un limite alle loro rivendicazioni, come individui, alla rettitudine e al potere, poiché il vero fondamentalista almeno rimane subordinato a qualcosa che non può pretendere di comprendere totalmente, figuriamoci padroneggiare. Per l'ideologo, tuttavia, nulla rimane al di fuori della comprensione o della padronanza. Una teoria ideologica spiega tutto, tutto il passato, tutto il presente e tutto il futuro. Ciò significa che un ideologo può considerarsi in possesso della verità completa, cosa proibita al fondamentalista coerente con se stesso. Non esiste pretesa più totalitaria di questa, così come non esiste alcuna situazione nella quale non possano manifestarsi i peggiori eccessi di questo tipo d'orgoglio. E non solo orgoglio, ma poi anche inganno, una volta che l'ideologia non è riuscita a spiegare il mondo o a predirne il suo andamento futuro. La morale della storia? Diffidate dagli intellettuali che fanno del monoteismo le loro teorie sulla motivazione. Attenzione, in termini più tecnici, alle cause generali a variabile singola avanzate per spiegare problemi diversi e complessi. Naturalmente il potere gioca un ruolo nella storia, così come l'economia, ma lo stesso si può dire della gelosia, dell'amore, della fame, del sesso, della cooperazione, della rivelazione, della rabbia, del disgusto, della tristezza, dell'ansia, della religione, della compassione, della malattia, della tecnologia, dell'odio e del caso, nessuno dei quali può essere definitivamente ridotto a una posizione inferiore rispetto a un altro. L'attrazione nel farlo è tuttavia ovvia. Semplicità,
facilità e l'illusione della maestria, che può avere conseguenze psicologiche e sociali eccezionalmente utili, in particolare a breve termine. E non dimentichiamolo, la frequente scoperta di un cattivo o un insieme di cattivi su cui si possano sfogare le motivazioni nascoste dell'ideologia. Oh Gesù! Da dove dovrei cominciare? Ponendo da parte le giuste ripetizioni sulla tendenza delle ideologie a semplificare ciò che è complesso e a lasciare da parte dalla loro equazione gli aspetti tipici della componente umana, quello che ci rimane di tutta questa esternazione del professor Peterson sono delle evidenti quanto dozzinali, se mi concedete la parola, arrampicate sugli specchi insaponati. Come potete vedere, l'autore continua a separare totalmente il concetto di ideologia da quello di religione, puntualizzando stavolta le supposte differenze tra le due categorie, finendo tuttavia inevitabilmente vittima delle stesse contraddizioni di comodo che utilizza nel suo ragionamento. Iniziamo dall'affermazione su come una teoria ideologica intenda spiegare il passato, il presente e il futuro, che guarda caso risulta essere proprio uno dei tratti distintivi di molti dei credi religiosi fondati nel corso della nostra storia. Dai mormoni a Scientology, passando agli induisti e alla mitologia norrena, compreso anche il cristianesimo e l'ebraismo. Vi sono riscontri di questo sia nel Vecchio Testamento, in particolar modo con il libro della Genesi, sia nel Nuovo Testamento, in particolar modo con il libro dell'Apocalisse. Per non parlare di altri culti religiosi meno conosciuti al grande pubblico, alcuni dei quali addirittura di derivazione cristiana, come i montanisti in Turchia del II secolo d.C., gli anabattisti olandesi del XVI secolo, i sabattisti di Izmir del XVII secolo, i mille riti americani del XIX secolo e la confraternita dei Sette Raggi a Chicago degli anni 50 del secolo scorso, le quali rispettive profezie sul futuro, oltretutto, si conclusero con un inesorabile nulla di fatto, che tuttavia non scalfì minimamente la fede dei loro seguaci, esempio di fallacia cognitiva connessa con il principio della riprova sociale. Giusto per toccare anche l'affermazione di Peterson circa l'orgoglio ideologico nel voler prevedere il futuro senza riuscirci. Ovviamente di ognuno di questi culti accennati e delle rispettive profezie vi lascerò le fonti consultabili nella sezione sottostante della descrizione del video. Altro problema poi dell'argomentazione esposta risulta essere l'uguaglianza intellettuale con fare da tuttologo uguale ideologo, che il professor Peterson delinea come fosse l'unica versione riscontrabile sempre e comunque quando si ha a che fare con la figura dei sostenitori delle ideologie. Ideologi quali Hitler e Mussolini, per esempio, rifiutavano di essere considerati come intellettuali, anzi, ribadivano con orgoglio di non avere nulla a che fare con tale categoria, considerata come distaccata e lontana dai bisogni e dalle necessità del cittadino comune, preferendo di gran lunga l'appellativo di uomini del popolo. Nel caso di Mussolini poi aggiornato la dicitura di uomo della provvidenza, con cui Papa Pio XI lo definì in occasione della firma dei patti lateranensi del 29. Riconducevano la loro persona a quello stesso strato sociale che poi, ironicamente, una volta ottenuto il potere, avrebbero comandato nella maniera ritenuta più opportuna per perseguire i propri fini. Coloro che si definivano intellettuali all'interno del movimento ideologico erano generalmente i sostenitori che già appartenevano a quel mondo. Vedasi su questo punto il manifesto degli intellettuali fascisti, redatto a suo tempo da Giovanni Gentile. E lo stesso discorso vale per Joseph Stalin, Fidel Castro, Mao Zedong, Pinochet, Francisco Franco, Ezra Pound e tanti altri. Fu proprio per quella loro sottolineatura delle umili origini che vennero accolti con calore e ammantati da indiscussa fedeltà dalla parte più numerosa dei loro seguaci. Il popolo non schierato, quello immenso degli indecisi, quello che cercava una figura nel quale rispecchiare se stessi. Consigliare di saper riconoscere nell'intellettuale che offre risposte con fare convinto l'unica forma di dialogo esistente, significa automaticamente eliminare dall'equazione le restanti che proprio sul non riconoscersi come appartenenti a quella categoria basano la propria strategia di reclutamento persuasivo. Concentrarsi sul riconoscimento della sola figura dell'ideologo, inoltre, può aiutare fino a un certo punto. E nel caso in cui un'ideologia venga presentata e proposta non dal suo ideologo, ma da un semplice adepto, magari di basso rango, a cui è stato assegnato il compito di fare proselitismo tra le masse di indecisi non schierati? In quel caso, di fronte a un individuo che della figura e dell'autorità intellettuale non dimostra di avere praticamente nulla, seguendo il consiglio del professor Peterson, si riuscirebbe ugualmente a evitare di cadere vittima del potere persuasivo dei precetti ideologici che questo umile emissario va a recitare? Non sarebbe forse più funzionale e conveniente comprendere anche la struttura concettuale che costituisce la natura di un'ideologia tipo, differenziandola dalla visione originale da cui poi si è sviluppata, così da avere delle nozioni più ampie e complete a propria disposizione con cui poterle riconoscere meglio? Anche qua, nonostante la ricerca di completezza da parte dell'autore, si riscontrano evidenti omissioni e trascuratezze nelle indicazioni proposte. Lungi da me a dare a perdere tempo ipotizzando quali possano essere state le intenzioni di questa scelta espositiva.
Non è di mio interesse andare a indagare su ciò, ma è abbastanza evidente che tali mancanze siano presenti e come. E ancora, soffermandoci su quest'ultimo punto in merito agli adepti, nella Russia del 1917, per esempio, circa il 70% della popolazione risultava essere analfabeta. Gli adepti russi che parteciparono alla rivoluzione d'ottobre e a cui poi, una volta conclusasi, venne assegnato il compito di sottrarre con la forza i beni di proprietà dei borghesi e dei contadini ucraini, erano analfabeti totali, incapaci di poter leggere e scrivere. Di grazia, come avrebbero potuto comprendere anche solo in minima parte i concetti leggermente più articolati espressi dall'ideologia per cui si erano battuti? Semplice. Non potevano, perché non disponevano degli strumenti conoscitivi e culturali adeguati a riuscirci in primo luogo. E allora, perché mai sostennero l'ideologia comunista? Forse perché, indipendentemente da quale fosse la loro inclinazione comportamentale, erano persone disperate, talmente suggestionabili dalla propria condizione precaria da seguire qualunque figura carismatica gli promettesse una qualche forma di via d'uscita, per quanto illusoria fosse? E la stessa cosa può essere detta, spostandoci indietro nella storia, anche per la folla popolana che supportò i fondatori dell'ideologia illuminista, come Danton e Robespierre, carismatici e facoltosi borghesi intellettuali che scrissero trattati su trattati in merito alla loro ideologia, ma non certo rivolgendosi alla comprensione dei popolani analfabeti, bensì ai loro colleghi letterati con cui avevano modo di incontrarsi prima nei caffè letterari e poi in segreto in luoghi isolati per complottare contro il nemico aristocratico. Credete che alla plebe francese importasse molto più delle disamine filosofiche che del riempirsi la pancia e dello smettere di versare ingenti somme di denaro ai tributari sotto il servizio di Luigi XVI, rincuorati dalla promessa che una volta finito il regno monarchico e istituita una repubblica sarebbero stati tutti meglio? E anche ammettendo che gli adepti di un'ideologia dispongano della conoscenza e della cultura necessarie per potervi accedere, non è ugualmente detto che scontatamente comprendano appieno i dettami che poi vanno ad applicare. Una delle componenti riconoscibili nei postulati ideologici risulta essere, insieme all'invocazione alla parte emotiva dei propri sostenitori, anche l'ambiguità delle affermazioni che essi promulgano, che rifuggono alla chiarezza e si nascondono dietro al fraintendimento generato, così che non possano mai essere veramente attaccati nel contenuto. Scrollandosi di dosso ogni responsabilità su ciò che viene commesso in nome dei loro comandamenti, avanzando la scusa del mero errore di interpretazione da parte degli adepti incriminati. Un adepto segue l'ideologo principalmente perché gli offre una guida che lo faccia sentire protetto e capito, non perché ne comprenda davvero gli insegnamenti. Riallacciando la mia critica all'ultima parte della disamina del professor Peterson, ciò che unisce i seguaci religiosi fondamentalisti e gli adepti di un'ideologia, in fondo, risulta essere la medesima tendenza comportamentale: coltivare e mantenere un atto di fede nei confronti delle parole proferite dal proprio superiore. Punto. Poste in questa prospettiva non sembrano essere poi così tanto diversi rispetto a come li dipinge il professor Peterson, non ne convenite? Un profeta o un predicatore non risultano forse essere, concettualmente e praticamente parlando, ideologi in tutto e per tutto? L'ideologo e il predicatore sono figure di guida, gli adepti e i seguaci sono figure a loro subordinate. I fondamentalisti possono anche essere ideologi, ma la maggior parte del loro numero risulta essere, per questioni gerarchiche, composta da meri seguaci. Allo stesso modo, nelle correnti ideologiche esistono uno o più ideologi che però guidano una moltitudine di adepti. L'adepto può diventare ideologo, ma non è esso stesso ideologo in partenza. Così come il seguace fondamentalista può diventare predicatore, ma non è esso stesso predicatore in partenza. Chiaramente il professor Peterson in queste righe si è sforzato così tanto, non ho idea della motivazione dietro questa scelta, nel cercare in ogni modo possibile di non far rientrare le correnti religiose all'interno dell'insieme delle ideologie, da far traparare quasi una sorta di apparente tendenza faziosa ad agire seguendo il motto del due pesi e due misure. Tanto da dover giustificare i fondamentalisti religiosi con frasi del tipo «almeno loro sono onesti perché non capiscono perché fanno quello che fanno». E che ne è stata della critica alla generalizzazione sulla bontà d'animo di tutti i partecipanti alla rivoluzione d'ottobre esternata nel sottocapitolo precedente? Ce la siamo dimenticate anche quella? E ripeto ancora una volta, non me ne importa nulla delle sue intenzioni personali, non sono loro il mio obiettivo. Non credo ci sia altro da commentare a riguardo, voglio dire, mi pare essere abbastanza autoesplicativo e che si commenti da solo. Aggiungo solo una piccola nota. Io non critico chi decide di abbracciare i valori di un credo religioso. Sono questioni personali all'interno delle quali nessun altro, se non le persone direttamente interessate, dovrebbero avere voce in capitolo. Tuttavia, il principio strutturale di un'ideologia da cui siamo partiti all'inizio risulta essere riscontrabile anche qua.
Una visione, in questo caso di natura spirituale, con i suoi valori e i suoi principi di base, che una volta estesa a un gran numero di persone è finita col degenerare in un'ideologia religiosa, in cui l'ambiguità di Comodo e l'attrito tra le varie convenienze individuali, che i suoi sostenitori cercano di tenere insieme sotto l'illusione di un'unica supposta convenienza universale, hanno portato a una distorsione degli stessi principi che la visione promulgava ai suoi inizi. E la visione spirituale è finita con l'essere ricoperta da uno spesso strato di dogmatismo ideologico. Avete trovato una visione spirituale i cui principi morali trovano riscontro intimamente con la vostra coscienza? Se lo ritenete giusto, abbracciatela pure. Siate però quantomeno coscienti delle eventualità che essa possa portare o abbia già portato a degenerazione ideologica dei suoi stessi principi. E, nel caso, cercate almeno di informarvi a fondo al riguardo. Ma andiamo avanti, concludendo con l'ultimo sottocapitolo, intitolato Risentimento. Questa è la parte del capitolo che mi ha fatto più adirare di tutte e quattro. Qui si toccano livelli incredibili di incomprensione che alla fine sfociano tutti in un'unica frase. Non sto scherzando, il motivo di tutto il mio fastidio riguardo l'intera regola sesta del libro si può riassumere in una sola frase riportata dal professor Peterson. Incredibile, eh? Citando direttamente il testo dell'autore, che comincia con un rimando alle opere di Nietzsche Ecce Homo e Genealogia della Morale, il risentimento ostile si verifica quando la causa del fallimento individuale o del proprio stato di mediocrità viene attribuito sia al sistema all'interno del quale si verifica quel dato fallimento o nel quale si è finiti a sperimentare un'umile condizione, sia, in particolare, alle persone che hanno raggiunto il successo e uno status sociale più elevato proprio all'interno di quel suddetto sistema. Il primo, il sistema, viene ritenuto ingiusto a priori. I suoi vincitori vengono considerati tutti degli sfruttatori e dei corrotti, in quanto possono essere interpretati come dei beneficiari immeritevoli. Così come la stessa conclusione può essere estesa nei confronti dei sostenitori volontari, consapevoli, egoisti e immorali dell'ingiustizia stessa del sistema. Una volta che questa catena di pensiero causale viene accettata, tutti gli attacchi al successo possono essere interpretati come tentativi moralmente giustificati di stabilire una forma di giustizia, piuttosto che, diciamo, come manifestazioni di invidia e cupidigia che una volta si sarebbe potuto definire come vergognose. Se posso permettermi, queste, oltre a essere delle considerazioni generaliste e piuttosto stereotipate, aggiungerei, descrivono soltanto uno dei possibili approcci con cui una visione ideologizzata potrebbe interpretare le dinamiche sociali di successo e fallimento. Per esempio, a tal proposito, calza a pennello il riferimento di uno degli approcci che contraddistinguono l'ideologia dell'eccezionalismo statunitense, che definisce gli Stati Uniti come la patria delle opportunità, come una nuova Gerusalemme, la terra benedetta da Dio per eccellenza. Uno dei precetti dell'eccezionalismo statunitense, mossi nei riguardi di chi, vivendo e lavorando all'interno dei suoi confini, dovesse finire col fallire miseramente o non raggiungere i risultati sperati, afferma convintamente come la colpa di questo fallimento si debba ricercare esclusivamente nell'individuo che ha fallito, il quale evidentemente non si sarebbe impegnato abbastanza nel perseguire tale obiettivo, ignorando tutte le altre possibili restanti cause. Ma, come ho già fatto notare poc'anzi, il professor Peterson non ha citato tra le ideologie moderne anche l'eccezionalismo statunitense. Forse perché, al pari del cristianesimo, non lo considera come un'ideologia? Nessun processo alle intenzioni da parte mia. Mi limito semplicemente a far notare questo ennesimo esempio di parzialità da parte dell'autore. Proseguendo con la lettura del paragrafo, arriviamo all'ultima serie di suoi interventi che trovano riscontro corretto con la struttura concettuale dell'ideologia tipo. C'è un'altra caratteristica tipica delle agende ideologiche. Le vittime sostenute dagli ideologi sono sempre innocenti, e a volte è vero che lo siano, e gli autori sono sempre malvagi. Anche i malvagi non scarseggiano. Ma il fatto che esistano vere vittime e effettivi carnefici non fornisce alcuna giustificazione per esprimere dichiarazioni generalizzate sulla tendenza globale della vittimizzazione irreprensibile e dell'esecuzione dettata da scopi malvagi, in particolare quelle che non tengono saldamente in considerazione la presunta innocenza dell'accusato. Nessun giudizio di colpevolezza collettivo dovrebbe mai essere preso in considerazione, e certamente non quello di tipo multigenerazionale. Questo è un riferimento all'episodio tratto dal testo di Solzhenitsyn, L'arcipelago dei Gulag, in cui i familiari dei criminali politici dell'Unione Sovietica venivano uccisi anche se non avevano commesso alcun crimine loro stessi, soltanto in virtù della parentela con i condannati. Continuando, è un segno certo dell'intenzione malvagia dell'accusatore e un presagio di catastrofe sociale. Ma il vantaggio di questo è che l'ideologo, senza pagare alcun costo pratico, può erigersi sia come nemesi dell'oppressore che come difensore dell'oppresso. Chi ha bisogno delle sottili distinzioni che la determinazione della colpa o dell'innocenza individuale richiederebbero quando un premio così ghiotto si presenta dinanzi? Prendere la via del risentimento significa rischiare un'amarezza tremenda.
Questo è, in non piccola parte, una conseguenza dell'identificazione del nemico all'esterno di sé piuttosto che all'interno. Se la ricchezza è il problema in questione, per esempio, e il ricco è percepito come la ragione della povertà e di tutti gli altri problemi del mondo, allora il ricco diventa il nemico, indistinguibile in un certo senso da un grado di male decisamente demoniaco, nel suo significato psicologico e sociale. Se il potere è essere il problema, allora coloro che hanno stabilito una qualsiasi forma d'autorità sono la causa unica della sofferenza del mondo. Se, ancora, il problema è la mascolinità, allora tutti i maschi, o anche il concetto del maschio stesso, devono essere attaccati e diffamati. Tale divisione del mondo nel diavolo esterno e nel santo interiore giustifica l'odio ipocrita reso necessario dalla moralità del sistema ideologico stesso. Questa risulta essere una terribile trappola. Una volta identificata la fonte del male, diventa dovere dei giusti sradicarla, e un invito sia alla paranoia che alla persecuzione. Un mondo nel quale solamente tu e le persone che la pensano come te siete i buoni in questione, è anche un mondo in cui sei circondato da nemici intenzionati a distruggerti e che devono pertanto essere combattuti. È molto più sicuro, moralmente parlando, guardare a te stesso per ricercare la colpa degli errori del mondo, almeno nella misura in cui a farlo sia qualcuno di onesto e libero dalla cecità volontaria. È probabile che tu abbia una concezione piuttosto chiara su cosa sia cosa e su chi sia chi, e su dove giaccia la colpa una volta presa in considerazione la metaforica trave nel tuo occhio piuttosto che la pagliozza in quello di tuo fratello. Ed ecco che, dopo cotanta consapevolezza nei cui riguardi si potrebbe rimanere soltanto in rispettosa contemplazione, riattacca nuovamente con le metafore cristiane. È probabile che le tue stesse imperfezioni siano marcate e abbondanti e affrontabili perseguendo l'ottica di risolverle con profitto come primo passo della tua personale ricerca da redentore per migliorare il mondo che ti circonda. Prendere su di te i peccati del mondo, assumerti la responsabilità del fatto che alcune cose non siano state ancora ben sistemate nella tua vita e altrove, fa parte del cammino messianico, parte dell'imitazione dell'eroe, nel più profondo dei sensi. Questa è una questione psicologica o spirituale, piuttosto che sociologica o politica. Considera i personaggi di fantasia fabbricati da artigiani di finzione di secondo ordine. Sono semplicemente divisi in quelli che sono buoni e quelli che sono cattivi. Al contrario, scrittori sofisticati pongono un divario emotivo all'interno dei personaggi che creano, in modo che ognuno di essi diventi il luogo dell'eterna lotta tra la luce e l'oscurità. È molto più appropriato psicologicamente e molto meno pericoloso socialmente presumere che tu sia il nemico, che siano le tue debolezze e le tue insufficienze a danneggiare il mondo, piuttosto che presumere da parte tua e del gruppo a cui appartieni di avere una bontà simile a quella di un santo, finendo con l'inseguire un nemico che sarà incline a vedere ovunque intorno a te. Questa parte nemmeno la commento, visto che degli evidenti simbolismi junghiani e degli archetipi dell'eroismo mitologico teorizzati da Joseph Campbell, francamente parlando, non me ne importa nulla. Per opinione personale li considero dei concetti fin troppo abusati ed estremamente influenzabili dalla suggestione personale di chi ha desiderio di impiegarli. Come detto, banale quanto inutile opinione personale del sottoscritto, proprio come quella esposta qui dal consiglio del professor Peterson al lettore. Continuando con il paragrafo. È impossibile combattere il patriarcato, ridurre l'oppressione, promuovere l'uguaglianza, trasformare il capitalismo, salvare l'ambiente, eliminare la competitività, ridurre il governo o gestire ogni organizzazione come fossero un'azienda. Questi obiettivi risultano essere, concettualmente parlando, semplicemente troppo generalizzati per essere messi in atto così come descritti. Allo stesso modo, processi e sistemi sofisticati su larga scala non esistono in una forma sufficientemente reale da rendere possibile la loro trasformazione unitaria e globale. L'idea che ciò sia fattibile risulta essere il prodotto dei culti propri del XX secolo. Le convinzioni di questi culti sono allo stesso tempo ingenue e narcisistiche. E l'attivismo che promuovono è il sostituto dell'effettiva realizzazione personale che la persona pigra e frustrata non compie. I singoli assiomi di coloro che vengono posseduti da un'ideologia sono gli dèi, serviti ciecamente dai loro proselitisti. Per quanto riportata con un leggero velo di megalomania, questa è un'altra breve osservazione coerente con la realtà concreta dei fenomeni sociali che il professor Peterson ci evidenzia. Questo sottocapitolo è un pendolo che oscilla tra opinioni personali basate su generalizzazioni estreme e brevi descrizioni di effettive quanto verificabili meccaniche di realtà sociale, un purpurrì di conflittualità assortite. E, al fine, arriviamo all'ultima parte del testo che conclude l'intero capitolo. Proprio quella che contiene la frase che mi ha fatto perdere le staffe dopo averla letta e il cui contenuto dà origine al secondo problema di questa sezione dedicata all'abbandono delle ideologie, dopo quello sulla parzialità di giudizio nel sottrarre i culti religiosi alla sfera delle ideologie a cui appartengano, e che comunque considero essere ancora più grave di quest'ultimo. Citando testualmente, «Tuttavia, così come Dio, anche l'ideologia è morta. L'hanno uccisa i sanguinosi eccessi del XX secolo». Dovremmo
lasciar perdere, iniziare ad affrontare e considerare problemi più piccoli e definiti in modo più preciso. Dovremmo concettualizzarli riportandoli a una dimensione dalla quale potremmo essere in grado di iniziare a risolverli, cercando di affrontarli non incolpando gli altri, ma assumendoci personalmente la responsabilità per il risultato che ne verrà fuori. Abbi un po' di umiltà, pulisci la tua camera da letto, prenditi cura della tua famiglia, segui la tua coscienza, raddrizza la tua vita, trova qualcosa di produttivo e interessante da fare e impegnati. Quando sei in grado di fare tutto questo, trova un problema più grande e, se ne hai il coraggio, prova a risolverlo. Se anche questo funziona, passa a progetti ancora più ambiziosi. E, come iniziale passo necessario di questo processo, abbandona l'ideologia. L'ultima serie di consigli dati al lettore, in parte frutto del contenuto già presente in 12 Rules for Life, compreso quello utilissimo e sacrosanto di abbandonare le ideologie, viene totalmente oscurata e impoverita di ogni sua possibile utilità intrinseca dall'idiozia e dalla falsità illusoria della prima frase. Così come Dio, anche l'ideologia è morta, la nocisa e sanguinosi eccessi del XX secolo. Ma magari fosse stato davvero così! Gesù santo, questo capitolo non poteva finire nel peggior modo possibile, con un'esternazione di quello schifo immondo che è la menzogna della post-ideologia. Sì, proprio così, menzogna. Post-ideologia è il termine che viene impiegato per indicare un ipotetico periodo temporale nel quale le società umane sperimenteranno un superamento delle ideologie e a cui qualcuno, sfortunatamente anche nel nostro paese, Movimento 5 Stelle, si è riferito per descrivere il nostro attuale contesto storico. Beh, mi dispiace dover infrangere i sogni utopistici di questi idealisti con la testa fra le nuvole e il caramello che ne ostruisce la vista, ma no, le ideologie non sono affatto morte. Persino quelle totalitarie del secolo scorso non hanno affatto visto piombare su di loro la scure della secolarizzazione. Esse hanno tutte sì perso potere e influenza, ma di fatto sono ancora vive e vegete, sorrette da un numero, in taluri casi in preoccupante crescita, di nuovi sostenitori e pseudo-ideologi. Affermare che le ideologie siano scomparse, riducendole al livello di lontano ricordo del XX secolo, risulta essere altrettanto illusorio quanto il proclamare con supponente certezza che la morte stessa non esista più. Vuol dire sminuire una problematica con la quale la nostra specie si sta interfacciando ancora oggi e in una maniera abbastanza evidente, fuori da un irragionevole dubbio. Canon, allora, che diamine sarebbe? Il neonazismo, che sarebbe? La teoria Red Pill, che sarebbe? Il neocomunismo, che sarebbe? La cosiddetta cancel culture, che sarebbe? Sono ideologie, degenerazioni, divisioni personali e soggettive estese alla sfera del collettivo. Sono pericolosi strumenti di controllo e aggregazione, che si fanno spazio nella vita individuale di ognuno di noi a colpi di propaganda e ingegneria sociale. Sono macigni che giorno dopo giorno continuano a gravare sulle spalle di noi tutti. Sono un nostro prodotto, una nostra responsabilità. A che scopo poi, professor Peterson, consigliare come regola da seguire l'atto di abbandonare le ideologie se poi si finisce candidamente col definirle morte? Che cosa ho continuato a ripetere, spesso fino alla nausea, nel corso di tutta questa mia disamina? Che a me delle sue intenzioni non importava nulla, giusto? Ebbene, è così. Per quanto possa anche sforzarmi di intuire quale potrebbe essere stato il significato dietro a quel «le ideologie sono morte», di fatto esso, se mai fosse effettivamente quello voluto dall'autore, non è stato specificato nero su bianco. E ricordate cos'altro ho affermato poc'anzi? Che le ambiguità conducono al fraintendimento, il quale a sua volta permette ai più opportunisti di scrollarsi di dosso le responsabilità dei propri misfatti. L'anideologia rifugge la menzogna post-ideologica, tenendo costantemente di conto dei continui mutamenti dell'andamento dei fenomeni sociali e maturando una forma di consapevolezza nei loro riguardi, che aborre le ambiguità di sorta, dipanandole prima che generino abuso di fraintendimenti. Concludo riferendomi, un'ultima volta, alla domanda da cui il professor Peterson ha dato il via a tutta questa sua illustrazione totalmente irrispettosa del concetto di anideologia. Da dove nasce questo odierno fraintendimento nel confondere la responsabilità individuale con la pretesa di diritti, con la propensione a cercare un significato di vita laddove giacciono solamente risposte semplici e parziali a questioni ampie e complesse? La risposta è stata dalle ideologie. Ma, per quanto mi riguarda, il nucleo del problema, a mio dire, non andrebbe ricercato tanto nell'ideologia in sé. Con tutto che detesto queste strutture concettuali, esse sarebbero non di meno l'ennesimo posto sbagliato in cui cercare delle cause. Le ideologie sono sintomi di qualcosa di più profondo. Esse sfruttano semplicemente una tendenza propria della nostra specie.
E, per quanto mi riguarda, è proprio questa suddetta tendenza a essere il vero dilemma che poi va a tradursi secondariamente nella nascita di correnti ideologiche. È l'inclinazione del voler ricercare sempre e comunque un esempio da seguire, che porta alla mancanza di responsabilità individuale a cui stiamo assistendo oggigiorno. Se l'approccio che sono propenso a impiegare è quello di considerare le mie decisioni e le mie scelte in base a cosa qualcuno di estraneo a me farebbe o non farebbe se si trovasse nei miei panni, allora non ci si può certo stupire che questo mi porti non soltanto a delegare le ripercussioni delle mie azioni su figure esterne, ma oltretutto mi priva come individuo della componente di giudizio personale in merito a quali possano essere effettivamente i vantaggi o gli svantaggi che la mia persona potrebbe ottenere dal compimento di tale azione. Per essere più chiari, mi riferisco a giustificazioni del tipo: siccome me l'ha detto, me l'ha indicato lui o lei, allora le conseguenze di quello che ho fatto si devono ricercare in questo individuo che mi ha detto di comportarmi così e non nel sottoscritto che ha compiuto il gesto senza discutere, fidandosi con bontà d'animo di ciò che gli è stato mostrato e suggerito. Al di là dell'influenza, da non sottovalutare mai, che come ho già accennato hanno su di noi il principio di autorità, quello di associazione e quello sulla riprova sociale, se io compio un dato gesto, lo dovrei fare perché sono convinto in maniera certa dell'utilità di tale azione e del beneficio che mi dovrebbe portare. Ma se io sento di aver bisogno dell'esempio offerto da un'altra persona per invogliarmi a compiere quel gesto, allora significa che non sono affatto convinto della sua effettiva utilità e o necessità. E se non sono convinto della sua utilità, per quale ragione dovrei compiere quel gesto in primo luogo? Lo faccio soltanto perché anche gli altri lo fanno. Come minimo, dovrei cercare di capire perché questo gesto porti o meno a dei benefici, impegnandomi a dissipare, per quanto mi sia possibile, i dubbi, sempre legittimi, che potrei serbare a riguardo. Se si vuole perseguire uno scopo che riteniamo essere meritevole di essere abbracciato, lo dobbiamo fare soltanto se siamo davvero convinti che esso vada incontro alla nostra personale convenienza individuale. E non soltanto perché chi è intorno a noi lo persegue e ci suggerisce che potrebbe dare beneficio anche a noi soltanto perché lui o lei ne ha ottenuto giovamento. Se una strategia si dimostra essere funzionale al raggiungimento di una nostra convenienza personale, non significa che essa si dimostri essere funzionale in egual modo e per lo stesso identico motivo anche per le altre persone. Le convenienze possono trovare aspetti di similitudine, ma mai di vera e propria uguaglianza. Viviamo in comunità per convenienza, ma nonostante tutto rimaniamo individui singoli. Non si campa da soli. Questa è la regola per noi esseri umani, la strategia evolutiva che centinaia e centinaia di anni fa i nostri progenitori scelsero di seguire per soddisfare la convenienza di tutti loro. Ognuno si dimostra essere più esperto dell'altro in un dato campo tecnico e conoscitivo, e ci si scambia il frutto del rispettivo lavoro. Da qui non si scappa, ahimè, almeno per il momento. Siamo tutti membri di una comunità e, nel bene o nel male, chi più e chi meno, dipendiamo gli uni dagli altri. E i membri di una società hanno bisogno, nella loro completezza, di una direzione da seguire. Ma la domanda che mi pongo è: questa direzione deve per forza essere di carattere morale, aspetto che riguarda soltanto l'individuo singolo e che si pone in funzione delle sue convenienze e dei suoi valori personali? Di certo la risposta a questo mio quesito non prevede la sostituzione di un'ideologia con un'altra ideologia, nella speranza che così facendo si vada a risolvere il problema. Perché, agendo in questo modo, ci si limita a rimpiazzare il problema con un altro problema, non risolvendo la questione alla radice. Ciò con cui auspicherei di sostituirle sarebbe un po' di sana consapevolezza su cosa siano le ideologie e un po' più di nozioni approfondite relative alla loro struttura, identificazione e storia. Con essa si permette ai membri di una società di scegliere con più libertà se abbracciare o meno una data ideologia. Come ho già spiegato all'inizio, è illusorio pensare che la creazione di ideologie possa mai terminare. Finché noi esseri umani continueremo a non sforzarci di superare i limiti imposti dalle nostre fallacie cognitive, il blocco di questa tendenza non arriverà mai. Quindi, se non possiamo abbatterle, quello che ci rimane da fare è esserne consapevoli e scegliere di conseguenza in relazione alla nostra convenienza personale di singoli individui. Per quanto mi riguarda, non mi dispiacerebbe affatto l'idea di spogliare la politica dalle pretese morali con cui si è ammantata in tutti questi secoli di storia trascorsi fino a ora e cominciare a riconfigurarla nella forma di amministrazione dell'esistente.
Che non significa assolutamente, come qualcuno potrebbe temere, rinunciare a elaborare progetti di lungo corso, smettere di redigere piani di programmazione per il futuro con ottica di lungimiranza, o addirittura cessare di partorire idee nuove o forme d'arte innovative. Significa soltanto che, invece di perdere tempo a imporre alle persone cosa sia giusto o sbagliato per la loro vita, converrebbe mostrar loro quanto impegnarsi per soddisfare le proprie convenienze attuali e future risulti essere una mansione che può essere eseguita collettivamente per perseguire uno scopo e un beneficio individuali, che venga lasciato a loro l'impegno di scegliere i propri principi morali e di ricercare un personale scopo di vita, insieme a una bussola valoriale che possa aiutarli nell'orientamento all'interno del contesto in cui ci ritroviamo a vivere. Questi sono obiettivi esclusivamente personali che ognuno di noi persegue per dare un senso alla propria di vita. Possiamo dare consigli e o riceverne a riguardo, certamente, ma alla fine l'onere di scegliere in tal senso spetta soltanto a noi. Questa è responsabilità. La conoscenza qui è nostra alleata, è uno strumento, oltre che necessario e immenso, anche neutrale. Gli stati e le ideologie che di volta in volta si affacciano sul panorama sociale, invece, non lo sono. Che si tratti della figura dell'intellettuale, di quella del profeta religioso, del guru New Age, del motivatore o del filosofo megalomane, la sostanza non cambia. Non importa quante distinzioni possano avanzare a riguardo personalità come quella del professor Peterson. Non importa quali siano le intenzioni dietro la nascita di un'ideologia. Resta il fatto che per loro natura sono dogmatiche, opprimenti e illusorie e per questo deleterie per la nostra singolare individualità. Volete seguire i dettami di un'ideologia perché ritenete che essi coincidano con la vostra convenienza personale e i vostri principi morali di riferimento? Fatelo! Ma prima cercate almeno di maturare consapevolezza su cosa andate incontro, invece di gettarvi alla cieca. Non per tutte le persone gli atti di fede, soprattutto quelli indiscussi, risultano essere abbastanza, me compreso. Ma, come ho già detto, questa è una mia opinione personale e come tale va considerata, totalmente dipendente dai miei valori personali e semplicemente irrilevante. E, detto questo, non mi rimane altro da fare che ringraziare tutti coloro che sono rimasti in ascolto con attenzione fino a questo momento. Spero che questa sia davvero l'ultima volta in cui parlerò approfonditamente di ideologie all'interno dell'Ascito. Sottolineo che tutti gli estratti dal libro che ho inserito in questa trattazione sono stati tradotti dall'originale inglese dal sottoscritto e adattati in una forma più consona alla grammatica e alla struttura sintattica della lingua italiana. Pertanto probabilmente varierà leggermente dalla traduzione ufficiale che ne verrà fatta o che ne è già stata fatta, ma vi assicuro che sono rimasto assolutamente fedele al contenuto originale. Poco prima di terminare l'elaborazione del video ho scoperto che sul canale YouTube ufficiale del professor Peterson è stata pubblicata una disamina sulle regole avanzate nel libro con sottotitoli in varie lingue, compreso l'italiano. Se non volete, comprensibilmente, acquistare il suo testo, potrete comunque conoscerne il contenuto da lì e confrontare la mia analisi con quanto effettivamente esposto dall'autore. Ora, per la gioia della vostra pazienza e delle vostre orecchie, vi lascio, porgendovi un sentito saluto. Al prossimo video!